Lo so che un corno da unicorno non è propriamente natalizio, però non avevo nessun cappello da Babbo Natale, renne da renna o cose del genere, quindi spero vi possa piacere comunque. Topolini miei e benvenuti a questo ultimo video dell'anno. Oddio, che tristezza, è terrificante. Oltre ad essere l'ultimo video dell'anno, è anche un video dedicato al Natale, il mio amatissimo Natale. Io adoro il Natale, è assolutamente il periodo dell'anno più magico e più boh. In realtà non mi piace particolarmente l'inverno con il freddo e il ghiaccio su cui io scivolo in continuazione, però c'è quella magia nell'aria, le lucine per le strade, i profumi del cibo. Non lo so, c'è qualcosa di strano, vero? C'è qualcosa di strano. E niente, quindi non potevo non fare un video dedicato al Natale, anche se non è un video particolarmente ricercato, con riprese particolari o cose del genere, ci tenevo a fare qualcosa. E l'abbiamo fatto diventare in realtà una collaborazione, una video collaborazione, perché è appunto in collaborazione con altri 9 YouTubers, uomini e donne, di YouTube Italia. Ormai non so, ultimamente sto conoscendo un sacco di YouTubers e trovo stra divertente fare queste cose tutti insieme e niente, quindi vi lascerò alla fine del video le loro foto e qua sotto bene tutti i link per andare a vedere anche le loro risposte, ecco, e immergerci nel Natale. Ultimamente parlo così, sì, prendetela come una cosa passeggera. Comunque, niente, appunto, domani è Natale e alla fine del video vi faccio bene bene gli auguri, ma questo è un tag. E niente, questo video consiste in 8 domande sul Natale che ho scritte qua perché altrimenti me le dimenticherei molto in fretta. E partiamo subito. Allora, 1. Usa un suono per descrivere quanto sei fomentata per l'arrivo del Natale. Tanto. 2. Qual è il regalo più bello mai ricevuto? Oddio, non lo so, perché dovete sapere che io faccio il compleanno il 29 dicembre, quindi spesso anche i regali sono fusi insieme. E una cosa a cui avevo pensato che è stato uno dei gesti che ho apprezzato, penso, di più. Non che io non abbia apprezzato altri regali, perché assolutamente, cioè, ogni cosa, ogni pensiero mi fa strapiacere, però per il compleanno dei miei 18 anni mio padre ha affittato una barca che stava ferma, proprio ho organizzato tutta la festa dentro questa barca ed era troppo carino, è stata una cosa troppo bella, poi tutta la famiglia, gli amici insieme in questa barca, è stato molto speciale e questo è stato uno dei gesti più belli a livello appunto di regali fatti da altri. Qual è il regalo peggiore mai ricevuto? Non, fatemi pensare che non so esattamente. Cose proprio terrificanti. Non lo so, più che altro sono quelle cose inutili, capite? Le tazze, i docci a schiuma, i salvadanai, quelle cose che, cioè, si vede che sono regalati tanto per regalare qualcosa, allora tanto così, nel senso, dammi dei soldi. Lo so che può sembrare un po' troppo boh, money grabber. Però, cioè, no, non sprecate, no, piuttosto non regalatemi niente, cioè è veramente uno spreco di soldi per regalarmi delle minchiate così che tanto finiscono nell'armadio, in un cassetto, nel cestino. E quindi ecco. 4. Canta un pezzettino della tua canzone natalizia preferita. Io non so cantare. Ragazzi, io se vi velocizzo sempre le parti in cui canto, cioè non è un caso. D'accordo? And all I want for Christmas is you. Allora, film natalizio preferito? A questa domanda, cioè, ci ho riflettuto un po', però io non so, non so esattamente perché, lo so, la gente ha dei film natalizi preferiti, però forse è perché sono un po' di anni che io vivo da sola e qua non ho la televisione e non lo so, cioè quando ero a casa con la mia famiglia così si guardavano i film natalizi, ma non mi ricordo più che cosa. E niente, stavo pensando che un film che ho visto uno di questi scorsi Natali, che effettivamente mi fa pensare un sacco al Natale ed è un film che mi piace tantissimo, è Love Actually, mi sembra. Fatemi controllare che io faccio confusione con le cose. Sì, confermo, Love Actually, l'amore davvero, non sapevo neanche che l'avessero tradotto così. E comunque è un film stracarino, romantico, natalizio, che mi piace tantissimo e che niente, ecco. Possiamo quasi considerarlo come il film natalizio preferito. Prossima domanda. 6. Dimostra quanto sei brava a impacchettare i regali. Oh, ragazzi, voi dovete sapere che io, cioè, lavorando in un negozio,
figuratevi nelle ultime settimane quanti regali ho impacchettato, quindi farlo di nuovo qui non è esattamente una cosa che mi entusiasma, però vi ho portato appunto dal mio negozio un materiale per farvi vedere un modo per impacchettare i regali. Noi impacchettiamo in modi vari, in vari modi, però questo è uno di quelli che trovo più carini, quasi, giusto per farvi vedere. Allora, facciamo finta che volete regalare una cosa piccola, tipo, non so, un anello, qualcosa che è di piccolo che sta dentro una scatolina, così. Io ho preso questa a forma di fragola, ne abbiamo anche altre a forma tipo di albicocca, di pesca e cose del genere, però questo trovo che sia troppo cute. E niente, adesso non c'è niente da metterci dentro, però facciamo finta. E voi prendete questa plastichina, non so se ha una definizione, è trasparente però ha dei riflessi strabelli, e non so come farvi vedere in video. Mettete la vostra scatolina, il vostro coso qua, probabilmente dovrei tagliarlo perché è troppo grande il foglio, però vi basta. Ah! Si vede quanto sono capace. Fare così, un po' stile uovo di Pasqua, così. Vi prendete il vostro bel filo che io ho già provveduto a tagliare. Aiuto, aiuto. Lo so che cioè dalla mia manualità non sembra che passo le mie giornate a fare pacchetti regalo, ma vi giuro che è così. Fate il vostro nodino, magari un po' più in basso. Qui sarebbe da tagliare un po' perché forse è un po' troppo, però non ho preso una forbice, quindi. E noi mettiamo anche questi. Com'è che si chiamano in italiano? Non lo so, non lo so, però che fa molto Natale, non so dove si comprano, però la mia capa ce li ha e noi li usiamo sempre in periodo natalizio. E lo mettete qua, fate un altro nodino. Madonna, quanto è difficile fare i pacchetti così! Aiuto, aiuto! Ce la faremo, vi giuro. Ta-da! Vi fate il vostro bel fiocchetto. Dan, 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 dan. Ce la faremo. Ta-da! Magari un po' più piccolo, è più carino così. Poi qua dovremmo arricciare questi, però io non ho quella forbice, quindi non so se con le unghie tipo funziona. No, non funziona, non provarci, vi rovinate soltanto le unghie. E avete il vostro pacchettino, che sembra orribile così perché è fatto male, non è finito, però viene bene, vi giuro che dal vivo è carino, povero. E dunque, Ansette, se potessi dare un nome a una delle rane di Babbo Natale, come la chiameresti? Non lo so, si potrebbe chiamare in qualsiasi modo. Gio la renna starebbe bene. Otto, qual è la cosa che preferisci del Natale? Oddio, non so se dare una di quelle risposte classiche che la gente dà. Di solito la gente risponde, i regali, oppure la famiglia, lo stare insieme. Secondo me la cosa che preferisco è davvero quello che dicevo all'inizio, quella strana magia nell'aria, la neve, i colori, le luci, i profumi. È tutta l'atmosfera che cambia. E poi vabbè, anche lo stare insieme, perché il Natale è uno dei pochi momenti in cui si raduna tutta la famiglia, almeno da noi. E cioè io adoro quando siamo tutti insieme, e succede abbastanza di rado. E niente, no, i regali in realtà, cioè, secondo me una volta che cresci sì, ti importa, però fino a un certo punto, perché appunto anche la gente non sa fare regali, o è raro che ne sia capace, quindi preferisco non ricevere niente, perché ricevere regali e fare regali mi imbarazza tantissimo, è una cosa che no, aiuto, quindi ecco, e nulla, quindi è così più o meno. Rispondete magari anche voi alle stesse domande qua sotto, perché voglio mica sapere anche voi cosa, come e perché. E questo video finisce qua, mi si spezza il cuore a pensare che è l'ultimo video di quest'anno, glab. E ecco, io vi auguro veramente uno splendido, meravigliosissimo Natale, e già che ci sono anche Capodanno, buona entrata nel 2015, e sono strasicura che ci attenderanno nell'anno prossimo delle cose meravigliose e potremo condividerle insieme, non vedo l'ora perché ho anche un sacco di idee, di progetti, di cose che succederanno che... Oh mio Dio, non vedo l'ora! Io adoro, sapete che adoro il lunedì, no? Il lunedì perché è l'inizio di una nuova settimana ed è la versione in miniatura del gennaio, dell'inizio di un nuovo anno, quindi cioè immaginate quanto io stia impazzendo di gioia per il fatto che comincia un nuovo anno, è una cosa meravigliosa. E ecco, soprattutto gennaio voglio tanto 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 parlarvi di nuovi propositi, come ripartire bene col nuovo anno e queste cose, perché appunto sono argomenti che mi fomentano di brutto.
e spero vi interesseranno, però appunto non subito, come vi ho detto nell'altro video, quello prima, quello sui libri, io non ci sarò appunto fino diciamo a metà gennaio probabilmente, perché ho un esame il 14 e un esame il 31 e soprattutto per il primo esame dovrò studiare bene, quindi non è il caso che, cioè, devo veramente concentrarmi sullo studio e non pensare ai video, perché altrimenti addio. Però come dicevo anche appunto nell'altro video, a Capodanno e i primi giorni di gennaio così sarò da Joe, quindi magari un video ci scappa con lui, vedremo, non vi prometto niente. Se vedete spuntare un nostro video così puff, però appunto non, ma magari sì, magari no, non lo so. In realtà non dovrei, perché devo studiare, mannaggia. E ecco, ancora grazie, ancora buonissimo Natale a voi, alla vostra famiglia, ai vostri cani, gatti, uccellini, pupazzi, candele. Sì? mi mancherete tanto, io continuerò comunque a scrivere su Facebook, così restiamo in contatto, perché altrimenti vado in manco. E niente, ci vediamo prestissimo. Vi voglio un mondo di bene, spero che lo sappiate. E a presto, bye!